Ci troviamo con Coach Viola. Allora, la situazione, diciamo, a livello di beach handball, perché noi stiamo parlando appunto, stiamo aspettando che arrivi, che si parta con questo Carise Cup edizione 2022. L'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato di problematiche grosse, diciamo così, per poter ripartire, però comunque ho visto poi Antonio De Vito presente al torneo lì in Croazia, e quindi comunque sicuramente, insomma, un po' di movimento ci sarà, credo, No, adesso abbiamo contatti con due squadre olandesi e due croate, però il problema resta sempre che se non si libera la possibilità di poter ospitare le squadre in scuola, diventa difficile. Adesso per la provincia non ci dovrebbero essere problemi. Adesso stiamo in contatto con i dirigenti scolastici al fine di avere a disposizione almeno 3-4 aule della succursale di Via Firenze e delle aule del plesso a Calegna. Se questo Avverrà. avverrà, sicuramente il torneo incomincerà a tornare ai livelli Che tutti si che ci aspettiamo. avevamo, altrimenti non Diventa un torneo di quartiere, di insomma. Ho quartiere, sì, capito. di Vabbè, tutte questa le. era la notizia da dare, che chiaramente finché non si risolve questa questione, il torneo comunque diventa una cosa, come abbiamo detto, piccolina. Abbiamo già il contatto con un'altra squadra italiana di Vigasio che ha dato la disponibilità a venire e quindi però Tutto la notizia. dipende dai posti letto che ci vengono Sì, dati. tutto dipende dalle scuole, cioè ormai il Posti nostro torneo letto. è legato alle scuole. Cerchiamo di far capire che semplicemente è un discorso legato ai costi, appunto, che comunque si Sì. abbattono abbastanza. Perché una squadra non si può permettere di spendere 200 euro per dormire, poi deve mangiare, trasferte e tutto quanto. Automaticamente stiamo sempre parlando di pallamano, che comunque in Italia è uno sport minore, non è che stiamo parlando di calcio dove le società sono abbastanza ricche da potersi permettere un alloggio discreto e a costi elevati. Certo. Allora, la novità adesso è quella sempre legata al beach volley, legata a questo torneo, appunto, che si farà a Casino, universitario, a livello, campionato, no, ecco, mi corregga, campionato nazionale universitario, quindi CNU. dove parteciperanno i Gaeta come squadra di beach handball e la società di pallavolo Gaeta. Dimmi tutto. Allora, siamo riusciti a far sì che nei campionati italiani universitari a mettere la possibilità che la parte di beach si faccia a Gaeta. Carmine Calce ha dichiarato la loro disponibilità affinché a Gaeta, negli stabilimenti Miramare, Serapide e Aurora, si organizzeranno il torneo di beach volley e il torneo di beach handball dei campionati italiani. Insieme alla New Golf con Nuova Golf, scusa. Lucreziano, Nuova che Golf, è Nuova Nuova Golf, Golf, ok. e insieme a Daniela Lucreziano stiamo cercando di dare un supporto locale al Cus Casino che sta organizzando questo evento. E per noi è comunque un segno di vanto che a Gaeta si svolgono anche i campionati italiani universitari. Sicuramente, anche perché tra l'altro Carmine Calci lo conosciamo bene per il passato come presidente Vabbè, è della stato squadra quasi di Bardi. 20 anni, no, il presidente del Appunto, Gaeta Handball, quindi. quindi i rapporti, lui quando deve fare qualcosa su Gaeta mi chiama e mi dice: Antonio,
stiamo pensando di fare, tu ci dai una mano e gli diamo una mano. Certo, certo, d'accordo. Allora, mi sembra che dobbiamo aspettare, anche per questo dobbiamo aspettare, diciamo, l'ufficialità di queste cose, quindi è chiaro. Quello no, che vorrei capire appunto è questo, nel senso, se dovesse andare male questo discorso legato agli alloggi per le squadre, che Calise Cup sarà rispetto a quello che potrebbe essere prospettato? Sarà tremendamente limitato, cioè alla fine ci saranno 10 squadre quasi tutte le quali, perché non diventa difficilissimo riuscire a... Ci sta la possibilità anche nel Calise di organizzare una tappa del campionato italiano di beach handball. Noi abbiamo fatto richiesto all'area 7 di organizzare a Gaeta la fase, una delle tappe del campionato italiano. Stiamo aspettando la risposta della federazione perché questa avvenga. Comunque ci sono molte opportunità in ballo, tutto avere la pazienza e la costanza di stare lì e vedere che qualcosa... Qualche canale si muove. Ancora c'è tempo, quindi chiaramente l'importante è comunque avere contatti con la squadra estera, e quindi nel momento in cui si è pronto si parte. No, ma il problema è che noi abbiamo sempre Antonio Dovidio che è delegato EHF, quindi di conseguenza adesso lui in altro po' partirà per il torneo in Olanda, quindi sicuramente lì contatterà altre squadre. Ma il nostro problema, lo ripeto in continuazione, rimane sempre solo il palazzetto, perché il beach handball, che anche non gioca nel palazzetto, però vive di riflesso rispetto all'attività dello Sporting Club. Se noi non riusciremo a fare le squadre giovanili di pallamano, non torneremo a girare l'Europa. Noi per quasi 20 anni abbiamo partecipato ai più grossi tornei di beach handball e di pallamano in Europa. Noi siamo stati in Olanda, in Carvina, in Croazia, quindi automaticamente lì c'era la possibilità di creare rapporti e fare cambi di ospitalità, cosa che noi adesso non possiamo fare più perché non abbiamo la squadra. La Croazia ci chiama in continuazione per andare a fare il torneo e noi sistematicamente dobbiamo rifiutare perché non abbiamo più giocatori giovani, perché il nostro lavoro era principalmente sui giovani, andavamo all'estero, loro si appassionavano e automaticamente si creava un turnover continuo di... ma se non abbiamo la materia prima non possiamo andare da nessuna parte, anche se adesso stiamo vincendo, abbiamo vinto la fase del campionato di Serie B dell'area 7, adesso dovremmo incontrare l'area 10, però stiamo comunque sempre su una lama di rasoio, che domani la pallamano a Gaeta scompare, perché se non riusciamo a riformare l'under 15, l'under 17, ad avere le categorie giovanili, non abbiamo futuro. Ho capito, bisogna rimarcarlo sicuramente questo. D'accordo, allora ci sentiamo più là, chiaramente aspettiamo nel frattempo la comunicazione da parte della federazione per questi playoff e poi vedremo insomma come andrà a finire. Buonasera a te. Grazie.